Hey guys, this is Jake, bentornati in questo nuovissimo video. Continuiamo con Mad Max, il nostro walkthrough dove ci eravamo lasciati, qui nella tana, così, di Cham, con il cucciolotto che stava qui. Non l'ho perso, vabbè, sti cazzi. Vabbè, parliamo con Cham, vediamo che ci vede questo nano malefico. Madonna, quanto è simpatico Cham. Proprio gobbo, brutto. Cazzo, un arpione. Ma non mi dire. Ci voleva Warrior a raccogliergli i rottami a sto stronzo. Vabbè, vai, non facciamoci domande. Ok, prendiamo tutti questi rottami che stanno qui intorno nell'officina. E gliel'assembliamo ben bene. Ok, ragazzi. Oppela. Questo è l'ultimo. Ok, fatto. Cioè, ma tu non potevi fare una cosa del genere. Non è troppo difficile per te fare una cosa del genere. Nella tua brandina. L'arpione. Vabbè, andiamo alla brandina. Dove sta la brandina? Ma ci manda in culo al mondo, sono sicuro. Dove sta la brandina? Giovanotto. Ok, ragazzi. Siamo ancora in green screen dopo che l'ho abbandonato per qualche puntata. Ma non fa niente, ragazzi. Veramente la stessa cosa. Cioè, no, però mi seccava a mezz'ora praticamente. Questo qua è il concetto principale. Comunque, non fa niente. Saliamo le scale. Eccoci qua, ragazzi. Mazza, che bello. Fatto con un copertone. Che finezza, proprio. Sobria, molto sobria. Se il gobbo fa la sua parte. Lo chiama anche lui il gobbo. Grande Max, veramente. Grande, grande. Quindi c'è anche una specie di parte gestionale qui su questo Mad Max. Perché possiamo anche personalizzare la nostra auto. Quindi questo è molto, molto bello. Vabbè, diamoci una mossa. Ciò vuol dire che andiamo. Via. Andiamo a fare il culo agli stronzi. Questo qua sarebbe praticamente. Ok, vabbè. Namo. Namo se n'è. No, non li vedo. Ah, ma sarebbero questi qua? E come faccio? Scusa. Aspetta. Quindi così? Mannaggia, aspetta, no, Madonna, come ho fatto a lisciarlo? Madonna santa, vai, aspetta. Vai mo, vai mo. Oppela. Appunto prendere la rotta. Dove cazzo da via, nano? Bello così. Tira, 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 tira. Grande, ragazzi. Fatto. Anche perché il nitro sarebbe molto utile in queste situazioni. Oppure quando ci inseguono, per esempio, sarebbe utile avere il nitro per scappare o per dargliele di santa ragione. Però non facciamoci domande, aiuto. Don't worry, Agobbo. Ci penso io qua. Oppela. Il divino. E anche il di birra. Bene, andiamo. Azzo, ecco perché tutti questi stronzi girano attorno a questi accampamenti. Perché c'è il petrolio, c'è il greggio. Ci sono i soldi, insomma. Quindi è molto interessante, ragazzi. Vai. Il bello è che abbiamo ancora il pieno di benzina alla macchina. Quindi, dove cazzo, ma avvio. Cazzo, mi ha spalleggiato. Ma stronzo, mo ti venga a fare il culo a strisce. Come si passa qua? Mo ti tiro giù, stronzo. Oppala, ragazzi. Vai la torretta. Ecco qua, quindi. Abbiamo fatto fuori il cecchino. Quindi là c'è il serbatoio. Noi tiriamo lì. E dopodiché andiamo indietro. E quindi io penso che si dovrebbe distruggere. Infatti, ragazzi, oppela. Quindi salve. Puff. Ok, quindi ora si scende dalla macchina perché è un vicolo cieco. Quindi andiamo. Mamma mia, facciamo il culo tutti qua. Azzo, c'è l'arena. E c'è anche un tizio molto brutto con un cappuccio in testa che ho paura, peraltro. Attenzione, ragazzi, questa qua è una rissa proprio da bar, come si dice. Ecco qua, via, vattene a fanculo a te. Oppela, ah, mo sono più cazzuti perché si è allertato lo stronzo. Quindi facciamo molta attenzione. Oppela, vattene a fanculo, ok. Giù, oppela, fatto? E come cazzo faccio? Così. Perfetto. Sti bastardi proprio la macchina ce l'hanno distrutta. Ah, e questa qui è la macchina di Max. E queste qua sono le figlie. Quindi, no, la moglie e la figlia, penso io. Max, we miss you, come back soon. Insomma, tanto soon non penso proprio. Ma menaglie come se non ci fosse un domani. Oddio, al muro l'ho preso. Oddio, ragazzi, cazzo, questo qua non l'ho visto lo stronzo. Aspetta, ti faccio un culo a capanna. Vai, va, forza, picchiamolo al muro. Vai così, oppela. Attenzione, insegna di Scrotus. Quindi già il nome è una garanzia. Un attimo che prendiamo questi rottami. Che bordello che sta facendo questa tempesta di sabbia, non si può nemmeno dire. Vai, andiamo dentro così non ci rompe le palle la tempesta. Non è vero. Vai, scaletta. Azzo, qui si va nelle catacombe, quindi. Ok, vai. Quindi io. Ancora. Chi? Ah, quell'ombra misteriosa. Vabbè, quella ormai è d'obbligo, ragazzi. Prendiamo i rottami. Bene. Ok, 4 su 10 ce li abbiamo. Quindi. E qua non si va, io presumo, quindi andiamo diritti e poi saliamo, quindi benissimo. Bene, vai. Andiamo così. Cutscenes, che cosa vuoi? Ah, è quello con la carrozzella.
viandante, il tuo cammino, per quanto tortuoso, ti ha portato proprio qui, sti cazzi geometri. Quindi, furia sbloccata, benissimo, ragazzi. Vai, menaglia così, menaglia forte, menaglia forte. Contrattacco, vai così. Qua facciamo il devasto proprio, ragazzi. Giustiziato con il coltello, benissimo. Che ce n'è per tutti, qua, non preoccupatevi. Oddio, che cosa gli ha fatto? La suplex. Ma è fighi, aspetta che mo gli facciamo un culo a capanna pure a questi qua, vai. Sulle gengive, Max, mi raccomando, anche a te che ce n'è per tutti, te l'ho detto. Una tanica ci serve di carburante, così possiamo far saltare giustamente la pompa. Quindi, questa porta qui, dove forse dentro ci può essere la tanica. Esatto, è lì, vai. Una tanica sarà sufficiente, quindi sfondiamo tutto quanto, come se non ci fosse nulla, e pigliamo la tanica. Bene, momentino, ma ci penso io che qua qualcosa con Max facciamo il devasto. Damogli fuoco. Bene, ragazzi, lasciamola qui e poi via, perché sennò qua faccio via, via, datte. No? Va bene, l'importante è che siamo riusciti a far saltare tutto in aria. La risacca. Bene, ragazzi. Dai, cazzo, Max, arrivaci, dai, ti prego, non voglio fare tutto quanto da capo qua. Forza. No, non ce la fa. Bene. Torniamocene bellamente alla Magnum Ops. Ok, si va di qua? Sì, mi ricordo bene, ragazzi. Bene. Oh, quindi parte la cutscenes. C'ha ragione. Madonna, sei inquietante però. Va bene, dai, quindi. Ah, ok, quindi dobbiamo andare a incontrare il misterioso abitante. Quindi quello con la carrozzina sopra. Quindi facciamo così, ragazzi. Però questo video finisce qui. Facciamo che continuiamo in un prossimo episodio qui su Mad Max. Quindi vi ricordo di lasciare un bel like, un commento se vi è piaciuto. Qui è Giacomo, ragazzi, alla prossima. Ciao!